E bentornati a Dolce in Paradiso, oggi due dolci della pasticceria francese. Ho sentito dire in quel programma che si chiama Master Pasticceria di Francia, che io ho guardato con grande interesse, che la pasticceria francese sarebbe la migliore al mondo. Beh, credo di aver pensato che sì, la pasticceria francese potrebbe effettivamente esserlo dopo quella italiana, si intende, perché quella italiana offre una varietà di dolci che veramente non c'è da fare paragone, o forse sarebbe meglio evitare questi paragoni, diciamo, inopportuni. Ma passiamo alle ricette. La prima è una torta di mele famosissima, la tarte tatin, una ricetta nata per errore. Due sorelle francesi gestivano un ristorante, tali Stephanie e Caroline, che non sono le protagoniste di Beautiful. Una di loro dimenticò di mettere lo strato inferiore e andò a buttare così le mele nella teglia. Nonostante questo decise di rimediare aggiungendo solo lo strato superiore della pasta brisée ed è nato così il dolce che tutti conosciamo. Quindi la ricetta classica vuole la pasta brisée, anche se la tartatene viene fatta anche con la pasta sfoglia e la pasta frolla. Io quest'oggi ho utilizzato la pasta brisée che faremo insieme e poi ho utilizzato un metodo classico che è quello delle mele caramellate, ma poi vedrete nel video. Una cosa ve la devo dire però sulla tarte tatin: è buonissima, anzi è strabuona appena fatta, quindi mangiata calda. Chiaramente dovete dare un pochettino il tempo al caramello di rapprendersi, quindi dovete aspettare giusto una decina di minuti e gustarla calda. Noi ce la siamo fatti fuori quasi subito, però è rimasto un pezzetto di torta che siamo andati a mangiare a distanza di ore e perdeva tantissimo. Il sapore non era più quello che avevamo provato mangiandola calda. In effetti si consiglia proprio di mangiarla calda, quindi non è un dolce da conservazione, assolutamente no. Ma vale la pena farlo, perché il dolce di mele con le mele calde invece è buonissimo. Passiamo alla seconda ricetta. Questa volta sono rimasta stupita, da ora in poi penso che le farò sempre così le crepe. Parlo delle crepe Suzette flambé. Si tratta di semplici crepe che in questo caso potete fare con anticipo, poi le tenete così, giusto le conservate come volete, e poi preparate all'ultimo secondo una salsa. Io in questo caso ho utilizzato le arance, quindi ho fatto una salsa con il succo d'arancia, le bucce, lo zucchero, un pochettino di burro che serve per legare, e poi alla fine, tocco finale, andate a mettere un po' di liquore, giusto una spruzzata, e andate a fiammeggiare con quello che avete a disposizione, come vedrete nel video. A me in realtà la fiamma non ha preso proprio grande vitalità, perché mi sono accorta che effettivamente mi era rimasto poco liquore, quindi dovete semplicemente aumentare un pochettino le dosi. Diciamo che la dose ideale è proprio una tazzina di liquore per 4 crepe. Io invece ne ho utilizzato proprio pochissimo, una tarta, scusate. E niente, questa ricetta è buonissima anche a distanza di tempo, la potete riscaldare, perché sono proprio delle crepe imbevute in questo succo, le dobbiamo proprio lasciare a macerare a fiamma viva in questo succo, e quindi si impregnano di questo caramello, sono veramente favolose. Le potete fare anche, secondo me, con una salsa frutti di bosco, giusto per variare, che è un po' una ricetta, diciamo, un po' più estiva. Quindi iniziamo subito dalla tarte tatin. La pasta brisée è una delle preparazioni più facili. Si tratta di una base neutra, va bene sia con ricette dolci, quindi una base per esempio per crostate, sia con ricette salate, quindi potete farci anche una pizza. In questo caso la stiamo utilizzando ad esempio per una preparazione dolce come la tarte tatin. Quindi vi faccio vedere quanto è semplice. Pesiamo la farina, io una dose piccola per questa ricetta, quindi 200 grammi. Poi ci aggiungo un pizzico di sale, e 100 g di burro, mi raccomando freddo, perché per fare la pasta brisée gli ingredienti devono essere assolutamente freddi di frigorifero, quindi l'ultimo ingrediente che manca, che è l'acqua, deve essere ghiacciata.
vado a chiudere il robot da cucina, inizio a mixare e man mano aggiungo dal foro del coperchio 50 g di acqua ghiacciata. Che è fatto, ora l'avvolgiamo con la pellicola e la teniamo in frigo per una mezz'oretta. Prepariamo il caramello con 250 g di zucchero, 30 ml d'acqua. Quando il nostro caramello diventerà biondo, andremo ad aggiungere 70 g di burro a tocchetti. Spegniamo, tanto continua a cuocere per un paio di minuti ancora. E aggiungiamo il burro. Adesso quindi la salsa al caramello nella teglia dove andrà a cuocere la tartatenna. Adesso dobbiamo procedere con le mele. Dobbiamo togliere il torsolo, togliere la buccia naturalmente e dividerle in quarti. Mettiamo a sciogliere gli altri 70 g di burro e mettiamo le mele. Il coperchio le lasciamo andare per un po' finché non tirano fuori un po' del loro succo. Le mele sono pronte, spegniamo e ora non ci resta che disporle nella teglia. Allora io le dispongo in questo modo, di lato, così. E ora andiamo ad accendere il forno a 180 gradi e stendiamo la pasta brisè. Ho steso la pasta brisè e ora vado a prendere più o meno la misura dello stampo. Cercando di chiuderla bene. Ora sbucherello in forno a 180 gradi per 40 minuti. Vado a creare un camino qua proprio al centro.